Ebbene sì ragazzi, eccoci qui con iOS 16 già installato sul mio iPhone 13 Pro Max. Partiamo dalla prima novità, quella più importante, la nuova lock screen. La vedete già da qui, questa è una di quelle preconfezionate da Apple, ma si possono personalizzare in base ai gusti dell'utente. Come si fa? Si tiene premuto sulla lock screen, chiaramente si deve sbloccare l'iPhone, quindi mi metto a favore di camera e... Rifaccio la pressione prolungata, si entra in questo menu di personalizzazione della lock screen. Qui c'è quella che portavo dietro in sostanza dal precedente iOS 15. Ma se poi premete sul più, vedete compare questa schermata da cui potete selezionare un bel po' di lock screen. Ci sono quelle in primo piano, quelle già pensate da Apple, ci sono eh, queste qui dedicate all'astronomia e al meteo, quelle delle emoji queste collections colori, ma potete fare anche una nuova lock screen partendo da zero ed è quello che faremo. Ad esempio, ho impostato questa foto scattata pochi giorni fa con il mio iPhone durante un piccolo viaggio, la utilizziamo come sfondo, possiamo vedete andare anche a scegliere uno styling differente, ad esempio naturale o bianco e nero. La lasciamo in naturale. Qui abbiamo a disposizione la possibilità di disattivare l'effetto di profondità o eh, l'effetto periscopico, ma possiamo soprattutto andare ad aggiungere anche dei widget. Prima di fare questo però vi faccio vedere che è anche possibile andare a modificare il font dell'orario, vedete, e anche il suo colore andando a scegliere una combinazione che eh, vi soddisfi. Io lo lascerei così che non era poi così male, la stessa cosa vale anche per la data potete scegliere di visualizzare altre informazioni ad esempio eh, possiamo mettere le calorie no? questi sono dati recuperati ora direttamente dall'app attività su iPhone perché anche questa è una delle novità di iOS 16 c'è l'app fitness integrata ma lo vedremo dopo voglio però aggiungere delle altre informazioni allora vado a recuperare ad esempio lo status di batteria di Apple Watch il meteo e ci aggiungo anche questo eh, widget di Fantastical, sono sostanzialmente le complicazioni di Apple Watch, se sono supportate lì le ritrovate anche qui. Mettiamoci anche l'attività, no, perché non ci sta e allora facciamo così. E facciamo anche così chiaramente: le modifiche fatte si ripercuotono anche nella visualizzazione della lock screen quando la richiamate sostanzialmente con la schermata delle notifiche. Notifiche che cambiano anche loro, ma si vede ancora poco perché ci sarà un nuovo live feed in sostanza. Che però deve essere supportato dalle applicazioni. E per ora, chiaramente, essendo stato annunciato da poche ore iOS 16, questa funzionalità non è disponibile. E come vedete, le lock screen seguono anche full immersion: infatti, potete abbinare ogni specifica lock screen. Ad uno degli stati di Full Immersion, ad esempio, potrei abbinare questa al lavoro e magari questa qui invece a personale, quindi la eh, modalità di Full Immersion quando non voglio distrazioni. E come potete notare, adesso andando a cambiare la modalità di Focus, cambierà anche la Lock Screen. Avete visto? Siamo entrati in questa sostanzialmente. Cambiando di nuovo, cambierà nuovamente la lock screen se questa è stata abbinata ad una modalità come vedete c'è un'altra novità per quanto riguarda spotlight ora accessibile in modo molto facile direttamente da questa indicazione qui in basso non serve più effettuare la solita gesture che resta comunque disponibile scompaiono invece i pallini di navigazione che eravamo abituati a vedere sin dal primo iphone vedete si attivano solo quando fate gli swipe invece altrimenti se siete fermi su una pagina resta il tasto cerca un'altra novità molto interessante riguarda i message adesso è Infatti, è possibile entro un minuto di tempo annullare l'invio di un messaggio, vedete? È sparito. Proviamo anche un test invece di una seconda funzionalità molto attesa che arriva in message, cioè la possibilità di modificare un messaggio. Abbiamo inviato test edit e ora io vado a scrivere editato. E il messaggio che ho inviato al nostro Luca. Sarà modificato. Un'altra novità, secondo me, molto interessante riguarda le tappe nell'app Mappe. Finalmente è possibile aggiungere, ad esempio, una sosta oppure semplicemente dare dei punti per completare l'itinerario nell'app mappe sono supportati fino a 15 punti di sosta e al raggiungimento di ognuno di questi chiaramente si passerà al successivo qual è la differenza che così non andrete soltanto dal punto a al punto b ma potrete anche inserire un eventuale punto intermedio da raggiungere e apple maps creerà un itinerario che vi faccia raggiungere tutti i punti selezionati miglioramenti anche per focus full immersion che adesso permette di attivare dei filtri Specifici nelle app supportate, ad esempio se eh, attiviamo la modalità lavoro potremo scegliere di escludere alcuni account. Nel mio caso ad esempio andrò ad escludere questi qua e lascerò attivi gli altri in modo tale da potermi concentrare solo sulle mail di lavoro. La stessa cosa la possiamo fare anche con le finestre di Safari, ad esempio, nonché con i messaggi, selezionando tramite apposite liste le persone. Ancora potremo scegliere di utilizzare il risparmio energetico quando si attiva quella modalità oppure attivare o disattivare la modalità scura, una gestione molto più avanzata che si unisce a quello che già abbiamo visto in passato e che collega anche le modalità di concentrazione con delle personalizzazioni delle schermate home. E lock screen. Potremmo infatti scegliere ad esempio di nascondere alcune pagine specifiche e di abbinare ad una determinata modalità di concentrazione una specifica lock screen, così facendo quando andremo a cambiare ad esempio da lavoro a personale nel mio caso. Cambierà la modalità in questione sia per quanto riguarda lo sfondo nella home sia per quanto riguarda poi la lock screen in generale. Tornando ad esempio su lavoro, vedete viene aggiornato lo sfondo e anche la lock screen. Anche Mail si arricchisce con delle novità molto interessanti, ad esempio la possibilità di programmare gli invii. Questa funzionalità è veramente molto interessante, premendo a lungo il pulsante invia si può programmare l'invio di una mail per un determinato orario. Facciamo un test. Tengo premuto sull'icona di invio e posso inviarla alle 21 di stasera alle 21 di domani o semplicemente più tardi andando a specificare precisamente il giorno e anche l'ora a cui inviare una mail questa funzione è molto comoda la mail è già partita e io adesso sono sicuro che iOS la invierà in quello specifico momento può essere molto comodo quando magari ci viene di scrivere una mail a orari improbabili ma vogliamo inviarla e farla ricevere ad orari decisamente più adeguati magari durante l'ora di lavoro e in più anche in mail come in eMessage si può annullare l'invio di una mail entro un determinato tot di tempo. Va segnalata anche la nuova dettatura, molto smart, vedete parte proprio al volo e difficilmente sbaglia nella, nel, nel capire quello che stiamo dicendo. Chiaramente se ci sono degli errori anche per indecisioni nostre come in questo caso, si può però bloccare il tutto, vedete, in modo seamless e nel frattempo lei sta continuando a eh, scrivere quello che noi diciamo, quindi è veramente molto semplice operare in questo modo. Un altro aspetto interessante risiede nella possibilità di intervenire al volo, ad esempio intervenire al volo, restando in modalità dettatura. Io continuo a parlare e lui riprende da dove aveva interrotto. Una dettatura molto precisa e veloce rispetto al passato che sicuramente sarà molto utile per chi la utilizza in iMessage e non solo. Bisegnano poi questa funzionalità veramente strepitosa che grazie al machine learning permette nelle foto di isolare un soggetto in maniera molto semplice, ad esempio in questo caso, semplicemente tenendo premuto sul gatto, guardate, è stato scontornato alla perfezione. Io posso tramite drag and drop andare a trascinarlo e magari incollarlo in questa nota. È veramente strepitoso il risultato, lo scontorno è veramente perfetto e la foto non era semplice perché non ci sono in alcuni punti grandi contrasti. Facciamo un'altra prova. Sempre un gatto, giusto per non sentirne la mancanza, vedete, trascino viene scontornato, lo aggiungo nella nota insieme all'altro e il risultato è davvero eccellente sia in termini di velocità che di precisione. Chiaramente questi ritagli possiamo andarli ad inviare magari anche su eh, iMessage o su altre applicazioni supportate come fossero dei veri e propri stickers. Quindi quindi queste erano le top novità di iOS 16, attualmente iOS 16 è in developer preview sarà disponibile per tutti come beta a partire da luglio e sarà disponibile su tutti gli iPhone dall'8 in su, salta infatti il supporto non solo ad iPhone SE e ad iPhone 6S e 6S Plus come ampiamente previsto ma a sorpresa anche salta il supporto. Per iPhone 7, gli iPad invece sono tutti supportati esattamente come su iOS 15. Ci sono tante altre novità da mostrarvi, quindi mi raccomando, restate sintonizzati sul canale e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, in modo tale da non perdervi le nostre prossime novità che vi mostreremo su iOS 16 e su iPadOS 16. Ma per il momento è tutto, un grande saluto da Andrea e noi ci rivediamo alla prossima.